Digitami, presto. Metti nella mia memoria qualche input. Non vedi come pulsa sullo schermo il mio cursore? Sento finalmente che mi digiti. Che cosa scrivi? Ah, sento che mi scrivi. 1. Rispettare la natura significa rispettare noi stessi. 2. Le piante e gli animali sono altri noi stessi. 3. Che cosa accadrà se continueremo a non capire queste verità? Adesso attendi, ho bisogno di qualche secondo per elaborare i dati che mi hai messo in memoria. Ti risponderò al più presto. Ancora una volta voglio dimostrarti tutta la mia prontezza di riflessi, tutta la mia intelligenza, tutta la mia obbedienza per te. Ecco, sento che arriva la risposta, che mi scorre dentro, sta per arrivare. È arrivata! La risposta è... Accadrà che vivremo sempre peggio, perché il male che facciamo alla natura, cioè a noi stessi, ci torna sempre indietro. Ora prova con un'altra domanda, ma fai piano, non pestarmi i tasti. Che cosa stai scrivendo? Che cosa si può inventare per far rispettare la natura? Attendi qualche secondo mentre elaboro la risposta. Vedi come lavoro? Non aspettavo che quest'ordine. Perché non ci hai pensato prima? Ma è possibile che quando mi usi hai sempre bisogno di ricorrere all'help? Già sento che ho elaborato la risposta, anzi, sento che la risposta era già elaborata prima che tu mi digitassi. La risposta è... Per far rispettare la natura, ognuno deve cominciare da poco e da vicino. Deve cominciare lui stesso a rispettarla. E adesso che hai? Perché diventi triste? Come, prima hai pestato tanto sui miei tasti e adesso che ti ho detto la verità ci rimani pure male? Non vedi come il mio cursore pulsa libero? Insomma, ma tu che pensavi? Che veramente un computer non sapesse ciò che è giusto? Commento. Un computer non potrà mai sapere ciò che è giusto, perché non ha coscienza. E siccome è privo di coscienza, non si evolve.